En 's avonds leren de studenten Italiaans spreken terwijl ze Italiaans leren koken. En dat onder leiding van de sympathieke Aurelio. Buonasera, benvenuti a casa Ferrari. Stasera cominceremo una nuova lezione e faremo delle melanzane alla parmigiana e degli involtini di spaghetti con melanzane, una specialità siciliana. Vedi? Da questo lato che è un po' più grande, parliamo quando non capiscono una parola, la spieghiamo sia in francese o in inglese. Kooktermen, namen van ingrediënten, namen van gerechten, aldoende leert men. Questo invece è pecorino, formaggio di pecora. Io sono Belgio, sì. Lei è di? Italia. No! È diventato mio figlio. Spero. Sommige van de leerlingen logeren hier bij Aurelio. Voor de gepensioneerde hotelier zijn het allemaal zijn kinderen. Stiamo insieme, c'è allegria. Mangiamo, beviamo. Stiamo bene. Ci rende sempre più giovani. Attenzione. Questo mettiamo qui nel centro. En wanneer het eten klaar is, wordt er samen gezellig gegeten en Italiaans gebabbeld. Buon appetito. Buon appetito. Vuoi sapere come sono fatte queste qui? Queste sono delle melanzane alla parmigiana, però allo stile di Aurelio. Sono dei bocconcini con melanzane alla griglia e c'è della mozzarella, basilico, pomodoro e anche un po' di pecorino, l'ho detto, sì. Ecco, questo è tutto. Allora, per te, altra figlia americana. C'è l'uovo. C'è del prosciutto o mortadella, formaggio. Prova. Ok. Però hai visto come parla bene l'italiano? Dopo 4 mesi di scuola di Babilonia. Bravo. Sì. Anche scuola Babilonia è bravo. Bravo. Brava. Hier leert men Italiaans op een ongedwongen manier. En ook Aurelio beleeft veel plezier aan de contacten met jonge mensen uit alle landen van de wereld. Loro. Chi fa una settimana di studio, chi ne fa due, chi fa un mese, chi fa 5-6 mesi anche. È bello. L'unica cosa brutta è che quando partono noi perdiamo a un figlio o una figlia. En wanneer we het anker lichten, laten ook wij een aantal mensen achter aan wie we nog vaak terug zullen denken.